noi siamo orgogliosi di far parte degli ITS, gli istituti tecnologici superiori. Sappiamo che lo Stato sta investendo molto sia in termini di risorse PNRR, sia strumentale, sia per fare in modo che tanti dei nostri studenti che finiscono le superiori possano avere anche questa opportunità del post diploma. Lo facciamo da soci dentro 4 ITS e nel special modo per gli ITS Red sosteniamo attivamente la partenza di un primo corso in Italia che è una sostanziale novità, una primogenitura, che è PA Manager, proprio per creare i nuovi manager che servono agli enti territoriali e superiori, soprattutto in questo momento in cui c'è tanto da fare in termini di transizione, di obiettivi da raggiungere per il PNRR. Quindi lo dico anche un po' a tutti, la pubblica amministrazione è un buon approdo anche da un punto di vista lavorativo, pensateci. La fondazione ITS Red sta crescendo moltissimo, le richieste del sistema industriale per potenziare l'offerta ITS sono importanti. Lavoriamo oggi su nuovi canali che sono quelli della formazione di tecnici per la pubblica amministrazione, Public Administration Manager, quindi un nuovo canale di formazione innovativo a livello italiano. Lavoreremo poi anche su altro ambito, che è quello di formare tecnici per le multiservizi, quindi aziende partecipate pubbliche che hanno bisogno anche qui di tecnici altamente qualificati, come sistema ITS è in grado di dare, nel breve periodo, focalizzati su temi che sono quelli della gestione dell'energia attraverso le multiservizi. Apriamo poi a Padova un settore di formazione che sta richiedendo molte figure professionali, che è quello del legno arredo, del sistema legno in ampia visione, che anche qui è fortemente interessato a svilupparsi, per cui andremo a sviluppare anche su Padova la figura del design manager. Oggi vorrei ribadire la sinergia che si viene a creare con la collaborazione tra aziende e ITS del territorio. Abbiamo avuto delle esperienze assolutamente positive in questi anni, perché poter partecipare all'avvio di un nuovo percorso formativo in maniera attiva ci consente poi di avere una nuova fonte di reclutamento di nuove figure tecniche, professionali, professioniste in materie specifiche da poter inserire, magari con dei contratti di apprendistato nelle aziende, per continuare a portare avanti la formazione già in essere ottenuta con il primo diploma presso l'ITS.